Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà. Vieni, divina volontà, a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Regina Immacolata, celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi nelle tue braccia, per chiederti con sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso, finché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, a te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino, e stretto alla tua mano materna guiderai tutto l'essere mio, perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà finché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus e benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Dal breve saggio sulla Divina Volontà, leggiamo oggi gli scritti di Luisa del volume 12, 31 gennaio 1918 e 13 febbraio 1919. Sperditi in me. La tua preghiera sperdila nella mia, in modo che la tua e la mia siano una sola preghiera. E non si conosca quale sia la tua e quale la mia. Le
le tue pene, le tue opere, il tuo volere, il tuo amore, sperdili tutti nelle mie pene, nelle mie opere, nel mio volere, nel mio amore, in modo che si mescolino le une con le altre da formare una sola cosa, tanto che tu potrai dire: ciò che è di Gesù è mio, ed io ciò che è tuo è mio. Con tuo guadagno grandissimo e con sommo mio contento, ripetimi spesso in ciò che fai: Gesù, lo verso in te per poter fare non la mia voglia, ma la tua. Ed io subito verso il mio agire in te. Il 13 febbraio 1919, volume 12, Gesù rivolge per primo a Luisa e poi a tutti noi il suo ardente invito. Vuoi venire nella mia volontà a sostituirti in modo divino per tanti atti non fatti dagli altri nostri fratelli, per tanti altri fatti umanamente e per altri atti santi, sì, ma umani e non fatti in ordine divino? Io ho fatto tutto nell'ordine divino, ma non sono contento ancora. Voglio che la creatura entri nella mia volontà e in modo divino venga a baciare i miei atti, sostituendosi a tutto come feci io. Perciò venga, venga, la sospiro, la desidero, tanto che mi metto come in festa quando vedo che la creatura entra in questo ambiente divino e moltiplicandosi insieme con me si moltiplica in tutti ed ama, ripara, sostituisce tutti e per ciascuno in modo divino. Le cose umane non le riconosco più in lei, ma tutte cose mie. Il mio amore sorge e si moltiplica, le riparazioni si moltiplicano all'infinito, le sostituzioni sono divine. Che gioia! Che festa! Gli stessi santi si uniscono con me e fanno festa e aspettano con ardore che una loro sorella sostituisca i loro stessi atti, santi nell'ordine umano eppure non nell'ordine divino. Mi pregano che subito faccia entrare la creatura in questo ambiente divino e che tutti i suoi atti siano sostituiti solo col volere divino e con l'impronta dell'Eterno. L'ho fatto io per tutti, ora voglio che lo faccia tu per tutti. Io sono entrata in Gesù, continua a scrivere Luisa, e facevo ciò che faceva Gesù. Oh, come vedevo con chiarezza ciò che Gesù mi aveva detto. Con lui restavo moltiplicata in tutto, anche nei santi. E Gesù ha soggiunto: un atto solo di mia volontà e anche un istante è pieno di vita creatrice. Chi contiene questa vita può dar vita in quell'istante a tutto e conservare tutto. Sicché da quest'atto solo della mia volontà il sole riceve la vita della luce, la terra la conservazione, le creature la vita. Ho la mia corte in cielo, prosegue Gesù, e ne voglio un'altra sulla terra. Indovina tu, chi formerà questa corte? E Luisa risponde: le anime che vivranno nel tuo volere. E Gesù: brava, sono proprio loro che senza l'ombra dell'interesse e della santità personale, ma divina, vivranno a bene dei loro fratelli e faranno un solo eco con il cielo. Sono meravigliose queste parole di Gesù che oggi ci schiudono delle prospettive, degli orizzonti assolutamente divini e, per quanto mi riguarda, totalmente inimmaginabili e sorprendenti.
faccio riferimenti in particolare, anche se cominciamo un po' dalla fine, a quanto affermato di grosso, ecco, a proposito dell'eco, del riverbero che gli atti compiuti nel divino volere hanno nei santi, e da quello che è dato di comprendere da questo, da questi brani, non si tratta dei santi che sono ancora sulla terra, ma si tratta dei santi che sono in cielo. Ovviamente c'è una spiegazione a tutto questo, eh? Non difficile se si comprende bene il mistero del vivere nel divin volere. Ma cioè, pensiamo subito, facendo un'applicazione pratica, se io dico viene divina volontà nel battito delle mie ciglia, la corte celeste sta guardando questo atto, e appena questo atto, cioè subito, risuona in paradiso, compiuto nel divin volere, le mie ciglia che si sbattono all'unisono con il battito di ciglia che Gesù aveva quando era sulla terra, esultano, perché sono santificati da questo anche i battiti delle ciglia loro, capite? Pensate che cosa possa essere, sappiamo le grandi penitenze che hanno fatto i santi, no? Pensate che quanto godimento possano avere, erano fatto una montagna di digiuno tutta quanta la vita. Digiuni compiuti con l'azione della grazia santificanti, ma compiuto appunto, come abbiamo ormai, dovremmo essere pratici, no? Come atti umani, santi, ma sempre umani. Pensate che significa per un santo che io digiuno nella divina volontà, dico semplicemente viene divina volontà nel mio digiunare, che, e offro al Padre come se fosse il digiuno tuo, quindi mi unisco al digiuno che Gesù ha fatto nei 40 giorni nel deserto o in qualunque altro momento della sua esistenza. E voi capite che siccome la volontà di Dio dice com'è possibile una cosa di questo genere, spieghiamola, perché così facciamo un po' di chiarezza, no? La volontà di Dio è eterna, capite? Cioè quando io mi unisco alla divina volontà sono fuori dai confini dello spazio e del tempo. Quindi capite che nella divina volontà è tutto in atto. Quindi anche se la vita di un santo per noi che siamo sulla terra nel tempo è compiuta, nella divina volontà è in atto questa cosa qui, capite? Quindi io che vivo nel 2017 posso con un mio atto nella divina volontà annullare le distanze di tempo e dello spazio, per cui il mio atto nella divina volontà, qui bisogna fare uno sforzo, ma è così, per chi conosce un po' di teologia non è difficile, ha efficacia retroattiva anche su chi ha vissuto nel 400 a.C., capite? Cioè santifica da un punto di vista oggettivo, gli atti compiuti da quella persona a quel tempo. È chiaro che un santo, che è perfettamente disposto ad accogliere un atto di questo genere, ne beneficia, ne riverbera. Sono grandi misteri questi qui, ma sono anche bellissimi misteri. È evidente che non c'è nulla di nostro in questo, se non l'impegno dell'attenzione, come si chiama tecnicamente, no? Nel cercare di non lasciare nemmeno uno degli atti della nostra giornata che non sia divino, in modo tale che possa riverberare così tanto bene per tutti. Io posso fare tranquillamente una confessione generica, ma personale. Da quando sono immerso in questo mondo della divina volontà, d'accordo? Non so se avete visto in giro, insomma, oggi ci sono un sacco di previsioni, profezie catastrofiche a vari livelli su disastri cosmici, terreni, terremoti, maremoti, tsunami, che ne so, caldi, solleoni, tifoni, guerre, oppure preoccupazioni per quanto riguarda alcune cose che accadono nella Chiesa. Agitazioni, c'è chi scrive, chi sbraita, chi fa articoli, chi fa. Guardate, per me è passato tutto, d'accordo? Cioè, veramente, cioè, dico, a me se non concesso che tutti questi scenari fossero veri, non concesso perché poi, ma se io vivo nella divina volontà e ci credo a queste cose, ma io posso avere, c'ho, come dire, c'ho l'unico sistema in mio possesso per spegnere tutto. Certo, può darsi che la divina giustizia, se ha le sue buone ragioni,
non spenga tutto, ma forse lo mitighi, d'accordo? In ogni caso, a cosa serve? Agitarsi, preoccuparsi. Torniamo al Vangelo di qualche giorno fa, che era Santa Marta, no? Tu ti agiti, ti preoccupi per tante cose. A cosa serve? Io disapprovo anche fermissimamente, mi permetto insomma di dirlo, anche tutte le polemiche, le critiche, anche intraecclesiali che si fanno, tra opposte fazioni che si beccano, che si cosano, chi si accusa di una cosa, chi si accusa di un'altra, tra l'altro anche in maniera a volte abbastanza grossolana, che non risparmia anche, ecco, nomi, cognomi o anche di persone che stanno molto in alto. Ma io non ci vedo assolutamente, non soltanto niente di divino in tutto questo, ma neanche niente di santo, niente di santo. E l'inno alla carità di San Paolo dice che la carità tutto copre, d'accordo? Non è che copre perché si rende connivente con il male, ma copre perché fa suo un'eventuale situazione di disagio e di sofferenza, la offre al Signore. Stop, capite? Cioè, Gesù ha insegnato che eventuali correzioni fraterne si fanno in privato, in camera caritatis, dove è possibile e dove è opportuno. Cioè, io sono persuaso che questo stile molto contemporaneo, no? Noi viviamo nel tempo della stampa, del giornalismo, della televisione, di internet, quindi questo mondo umano ha delle sue regole proprie, umanamente rispettabili, il diritto di critica, il diritto dell'informazione. Nascondendosi dietro queste cose, poi si fanno un sacco di cose, a mio avviso, fatte malamente. Comunque, ma questo non c'è niente di divino e niente di santo. Niente. Io ritengo che la salvezza, tra virgolette, capite, no? La salvezza dell'umanità sia proprio in questo qui. E questa operazione io la ritengo, oltre che divinissima, per i devoti della Madonna anche marianissima, che la Madonna ha cambiato l'universo, ha spostato il mondo, ha fatto scendere Dio nel suo grembo, senza che se ne accorgesse nessuno. Nel più assoluto nascondimento, io sfido chiunque a trovare la Divina Maria che gli esce mezza parola storta, la vera Divina Maria, che gli esce mezza parola storta e di critica di qualunque cosa. Sfido chiunque, 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 chiunque. Ecco, tornando a noi, perdonando questa parentesi, la meditazione di oggi comincia con quella splendida e divinissima esortazione. Ecco, qui c'è un termine tecnico, no? Bellissimo, proprio l'immagine che evoca è davvero meravigliosa. Sperditi in me. Qui bisogna provare a chiudere gli occhi, figlioli miei cari, e a fare quest'atto, no? Dire: Divina volontà, Gesù, Divina Maria, io mi sperdo in te, non mi voglio più ritrovare, d'accordo? Non mi voglio più, d'accordo? Non voglio avere la mia preghiera, non voglio avere le mie opere, non voglio avere le mie niente. Quindi tutto quello che passa nella mia esistenza, tutto quello che faccio nella mia esistenza, immediatamente lo mando a scorrere, proprio lo sperdo, no? Avete visto? Immaginate che uno abbia un mare, no? Immenso, no? Dove qualunque cosa gli passa per le mani, la prende e la butta dentro quel mare, finito. In modo che si mescolino, ma il mare è grande, no? Capite? Qualunque cosa che butti nel mare, il mare presto o tardi la farà completamente sua, no? Perché cioè, non ci sono proporzioni, i nostri piccoli atti in confronto al mare del Fiat Supremo, cosa sono? E facendo questo, cioè, non soltanto che si può dire, attenzione, ciò che è di Gesù è mio e ciò che è tuo è mio, non si può non vedere in queste parole l'eco della Totus Tuus, no? Tutte le cose mie sono tue, Maria, e tutte le cose tue sono mie. Teniamo sempre presente che la Madonna è la divina volontà, attenzione, stiamo andando verso la festa dell'Assunta, che negli scritti stessi Gesù dice: questa non è la festa dell'Assunta. Questa è la festa della divina volontà, perché la Divina Maria è l'unica creatura che dal primo istante della sua vita ha preso il divin volere per sé, ha distrutto la sua umana volontà e ha conservato questo stato perfettamente integro in tutti i suoi lunghi anni di vita terrena, senza distaccarsi nemmeno un secondo dalla divina volontà. In questo rimarrà per sempre unica, d'accordo? Perché neanche Luisa,
che sicuramente è entrata nel regno della Divina Volontà, può competere con la Divina Maria. Attenzione che entrare nel regno della Divina Volontà è qualcosa di grosso, quindi noi siamo tutti quanti a scuola, stiamo tutti quanti in cammino. Non ci passi per l'anticamera del cervello di pensare che siamo già entrati nel regno, anche perché poi ci sono dei frutti che sono tangibili e percepibili. Ecco, d'accordo. A quanto vedremo poi sicuramente in queste meditazioni si legge negli scritti, tanto per fare un esempio. L'unione assoluta, quindi la fusione, come dire, attuale e perpetua con la Divina Volontà, rende la persona, per esempio, intangibile dalle malattie, dai mali della vita presente, perché i mali della vita presente sono in diretta connessione col peccato originale e attuale. Quindi se tu c'hai una, cioè, se tu c'hai una fusione assoluta con la Divina Volontà, ma com'è possibile che ti prenda una malattia? Capite? È una cosa particolare, ma questa si trova negli scritti di Luisa. Io rimasi sconvolto quando lo lessi. Dopo, pensandoci un po', certamente è una notizia sconvolgente in quanto tale, ma è logica dentro questo orizzonte, perfettamente logica. Quindi, se ti viene ancora raffreddore, dentro la Divina Volontà non ci stai, così come se perdi minimamente la pace. Così come se ti accorgi durante la giornata che ci sono magari dei momenti in cui è stata un'ora con la testa per aria e non hai fatto neanche un atto o cose di questo genere, non ci stai, capite? Cioè, mi raccomando di conservare sempre una grandissima umiltà, cioè, non basta impegnarsi e neanche dire, cioè, assecondare, insomma, iniziando, no? Occorre procedere. Con tuo grandissimo guadagno e con sommo mio contento, ripetimi spesso in ciò che fai, lo verso in te. Vedete proprio il versare, no? Sperdersi, versare in te, per poter fare non la mia voglia, ma la tua. E Gesù risponde: e io subito verso il mio agire in te. La seconda parte della meditazione c'è questo ardente invito rivolto a tutti e noi questo dobbiamo sentirlo nostro e ce lo portiamo così lungo il corso di questa giornata come punto, come proposito e come idea che ci portiamo dietro di questa meditazione. Vuoi venire nella mia volontà a sostituirti in modo divino? Attenzione. Gesù nella sua vita terrena, e così la Divina Maria, hanno fatto un'operazione che si chiama tecnicamente di sostituzione vicaria, cioè tutto quello che noi non abbiamo fatto o che abbiamo fatto malamente, d'accordo, o che abbiamo fatto peggio ancora di peccaminoso, loro lo hanno rifatto, riparato, nobilitato ed elevato. Vivere nel divin volere significa continuare e ripetere e rifare quello che Gesù e Maria hanno fatto sulla terra. Ovviamente a beneficio di tutti, perché compiute sempre in unione con la divina volontà. Quindi sostituirti in modo divino per tanti atti non fatti dagli altri nostri fratelli. Atti non fatti, quindi omissioni. Altri atti fatti umanamente, quindi azioni anche non cattive, ma umane. E addirittura azioni sante per altri atti santi, sì, ma umani e non fatti in ordine divino. Quindi noi ci abbiamo da, come dire, da fare dei regali, e qui poi lo spiega, anche ai santi che sono in cielo. Dice, ma io che sono un povero peccatore, posso fare un regalo a Santa Veronica Giuliani? Sì, in base a quello che c'è scritto qui, sì, certamente sì. Io posso fare un regalo a Padre Pio? Eh sì, capite bene il senso, no? Sì. Perché a meno che a Padre Pio non gliel'abbia, cioè Padre Pio è vissuto in contemporanea con Luisa, non so se ha letto questi scritti, no, quindi potrebbe anche averlo fatto, o se qualcuno gliel'ha rivelati, ma se non avesse avuto questa dritta, diciamo così, questa introduzione, questa spiegazione della modalità del trasformare un atto umano in atto divino, ha compiuto degli atti, cioè Padre Pio è un fenomeno che sta su un altro pianeta, sta, no? Cioè, noi sappiamo che tra gli esseri umani il più santo di tutti è San Giuseppe. Chi ci starà subito dopo San Giuseppe? C'è chi dice San Francesco, c'è chi dice proprio Padre Pio, perché sono veramente dei fuori classe. Però
Però, se uno si legge tutto quanto il florilegio dei santi cattolici, veramente ci sta da. E sarebbe bene farlo spesso, per tutti che sbattono fango contro la Chiesa cattolica, a causa, per carità, l'ha detto anche San Giovanni Paolo II nel 2000, di comportamenti di alcuni suoi figli, tutt'altro che edificanti. Noi non ci nascondiamo dietro un dito, non abbiamo nessuna difficoltà ad affermare la verità di fede che la Chiesa è santa, ma i figli e i membri della Chiesa possono da essa essere santificati se lo vogliono, altrimenti possono essere dei diavoli peggio di chi nella Chiesa non ci sta, se non vivono coerentemente e non mettono a frutto il tesoro di santità che c'è nella Chiesa, no? Quindi questo è ovvio, questo qui. Ma nella Chiesa molti l'hanno messo a frutto. Ci sono fior di martiri, fior di santi che mettono veramente paura in senso buono, no? Ecco. Quindi Gesù ha fatto già tutto, ma vuole che anche la creatura entri nella sua volontà. Guardate che bella espressione, venga a baciare i miei atti. Vogliamo baciarli gli atti di Gesù? Io penso che tutti noi saremmo contenti di dare un bacio agli atti di Gesù, no? Così come di baciargli i piedi, di baciargli le mani, di baciargli le piaghe, di baciargli il costato, di baciargli la bocca. Penso che tutti saremmo contentissimi, no? E Gesù addirittura dice, la sospiro, la desidero tanto che quando poco poco una creatura entra in questo ambiente divino, io mi metto in festa. E addirittura le cose umane non le riconosco più in lei, ma tutte cose mie. Il mio amore sorge, si moltiplica, la riparazione si moltiplica all'infinito, le sostituzioni sono divine, che gioia, che festa. Ma guardate che queste parole, cioè, capite? Cioè, chi di noi non ha mai sognato, io ve lo dico, ve lo confesso da prete, io l'ho sognato tante volte, dico, ma potrò fare felice Gesù e la Madonna? Cioè, ma proprio farli felici, ma che sono un pazzo forse che pensa una cosa di questo genere, chi sono io che sono un povero essere umano da avere la pretesa di far felice Dio e la Madre di Dio? Ma che dico? E invece lo possiamo fare, figlioli miei cari. Non soltanto Gesù, non sospira, lo desidera. E poi spiega che gli stessi santi si uniscono con me, fanno festa e aspettano, attenzione, con ardore, che una loro sorella o un loro fratello, aggiungo io, insomma, perché qui parlava con Luisa, ecco, sostituisca, attenzione, i loro stessi atti, santi nell'ordine umano, ma non nell'ordine divino. Ne abbiamo parlato all'inizio di questa meditazione, capite? Quindi noi possiamo rifare gli atti santi dei santi e donarglieli. E questo gli darà una gloria maggiore in paradiso, un contento più grande. Dice, i stessi santi si uniscono a me e fanno festa. Cioè, io non lo so come state voi, cioè, ma quando io penso, dico, cioè, vi rendete conto? Cioè, un atto che io faccio, sciocco, vieni, adesso finita la meditazione, uno va in cucina a fare il caffè e dice, vieni divina volontà nel mio camminare verso la macchina del caffè, nel mio prendere il caffè. Cioè, fatta questa cosa, sussulto di felicità in cielo tra i santi e in Gesù e Maria in primis. Cioè, io veramente quando leggo queste cose dico, ma stiamo su scherzi a parte? Sto sognando? È vero? E secondo me è vero. Un atto solo di mia volontà, continua Gesù, e anche un istante pieno di vita creatrice, poi a un certo punto, e chi contiene questa vita può dar vita in quell'istante a tutto e conservare tutto. A un certo punto Gesù glielo fa vedere misticamente. Sono entrata in Gesù e facevo ciò che faceva Gesù, come vedevo con chiarezza ciò che Gesù mi aveva detto, con lui restavo moltiplicata in tutto, anche nei santi. Capite la potenza di un solo atto compiuto nel divin volere? E, conclusione delle conclusioni, bellissima questa frase di Gesù, ma io penso chi di noi non sarebbe entusiasta a una cosa del genere, no? Dice, io ho la mia corte in cielo, ma ne voglio un'altra sulla terra. E poi scherza, guardate quanto è bello quando Gesù scherza. Indovina un po' tu chi formerà questa corte. Bellissimo, no? E lui risponde, le anime che vivranno nel tuo volere. Brava, brava. Sono
Sono proprio loro che vivranno a bene dei loro fratelli e faranno un solo eco col cielo. Cioè noi non possiamo fare niente di maggiormente buono per tutti se non vivendo nella divina volontà. Ma vi ricordate che cosa scrisse San Luigi Maria Monforte nel Trattato della Vera Devozione quando parlava della vita nascosta di Gesù? Dice: ma come mai questo ha fatto 30 anni di vita nascosta e solo 3 anni di vita pubblica? Disse queste testuali parole. Gesù diede più gloria a Dio in quei 30 anni di vita nascosta, tra l'altro sottomesso alla Divina Maria, che di quanta ne avrebbe dato se avesse predicato e convertito musulmani e tutto il mondo intero. Cioè, se lui avesse dedicato la vita e avesse veramente convertito tutto il mondo, avrebbe dato meno gloria al Padre. Lo dice San Luigi anche. Trattato della vera devozione, andate a trovare. Capite? Qui non si tratta soltanto di raggiungere egoisticamente, che per carità, viva Dio, meno male, la felicità sulla terra, perché così è per chi vive nel divino volere, ma si tratta di fare il massimo grado di bene possibile per il prossimo. Capite? Non so se si possa pensare o condividere, o se si possa pensare o concepire, scusate, qualche cosa di più grande, di più bello e di più immenso di questo. Facciamo sempre il nostro minuto di silenzio e poi concludiamo la meditazione. O Divina Maria, come il tuo Santissimo Figlio Gesù, anche tu sospiri e desideri tanto che presto il regno del Fiat Supremo regni in tante anime e a partire dalle anime si diffonda sulla terra intera. Tu sei anche colei che è incaricata di preparare le anime ad accogliere questo grandissimo dono e sei la maestra che ci insegna come viverlo. E sei anche la madre sollecita che ci ottiene le grazie necessarie per perseverare in esso e crescere sempre di più in esso, per dilatare con gli ambiti della nostra anima attratti sotto la sfera del sole divino fino a quando non ci sarà più nemmeno una minima ombra e una minima nube. Compiti, preghiamo in noi quest'opera. E aiutaci a sperderci sempre totalmente in te e in Gesù, perché possiamo in tutte le nostre azioni, pensieri, desideri, opere, essere semplicemente un riflesso vivo di ciò che voi siete e di ciò che voi fate. Come già accennavo, il fioretto di quest'oggi è di far risuonare in noi questo invito di Gesù. Vuoi venire nella mia volontà a sostituirti in modo divino per tanti atti non fatti, per altri fatti umanamente, per altri anche santi, ma fatti sempre con una santità umana e non divina? Ovviamente, insieme all'eco di questa domanda, voglia Dio che possiamo dare nella nostra anima adeguata risposta. Divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te,
Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te, divina volontà, sperdimi in te. Divina volontà, sperdimi in te. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo, ti voglio benedire con la stessa benedizione con cui Gesù benedisse la sua Madre Santissima prima di iniziare la sua passione. Quindi, per mezzo intercessione della Beata e sempre Vergine Maria, Madre Regina della Divina Volontà, ti benedico per imprimere in te il triplice suggello delle tre divine persone affinché tu risorga dal tuo decadimento per vivere nel divin volere. Questa benedizione nel nome del Padre comunichi di imprimere nella tua volontà il suggello della sua potenza, restituendo la sovrana di tutto. Nel nome del Figlio Gesù comunichi di imprimere nel tuo intelletto il suggello della sua sapienza, e nel nome dello Spirito Santo comunichi di imprimere nella tua memoria il suggello del suo amore. Ti siano restituite le forze dell'anima e del corpo, si risana da ogni infermità spirituale e corporale, arricchita e abbellita di ogni bene e virtù la tua anima, e per circondarti di difesa contro il demonio, il mondo e la carne. Insieme con Gesù benedico tutte le cose da lui create affinché tu le riceva tutte e benedette da lui. Ti benedico la luce, l'aria, l'acqua, il fuoco, il cibo, tutto affinché resti come inabissato e coperto con queste benedizioni. Insieme con Gesù ti benedico il cuore, la mente, gli occhi, le orecchie, il naso, la bocca, le mani, i piedi, il corpo, le viscere, il respiro, il moto, tutto. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti, ti benedico per farti santo. Ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.